Sì. Dovrebbe esserci. Sì, buongiorno Lucia, ci troviamo nel centro di Roma, ci troviamo a Piazza Farnese, nella casa di Santa Brigida, un luogo sotto gli occhi di tutti, proprio nel cuore della città eterna, per cercare di scoprire non una storia ma diverse storie che sono custodite tutte qua dentro. Ci aiuterà Suor Maria Concetta, buongiorno. Buongiorno e benvenuti nella nostra casa. Qui è vissuta Santa Brigida per 19 anni e qui è morta il 23 luglio 1373, ma è importante anche per la presenza della beata madre Elisabetta Hesselblad, anche lei svedese come Santa Brigida, e che ha voluto riportare lo spirito di Santa Brigida a Roma, nella casa appunto dove era vissuta e morta la grande santa svedese. E la beata madre Elisabetta è sepolta, come può vedere qui, nel nostro chiostro. Esatto, noi ci troviamo proprio davanti alla tomba della beata Elisabetta, con un processo poi in corso di canonizzazione di cui parleremo più tardi, ma le storie che si intrecciano in questo luogo sono tante, anche quante scaturiscono dalle lettere che ha in mano lei, Suor Maria Concetta. Sono una lettera e una cartolina postale autografe del Santo Padre Pio da Pietrelcina, il quale nel 1917 scriveva alla madre Elisabetta riguardo alla sua sorella Grazia Forgione, che poi in religione ha assunto il nome di Suor Pia. E niente, il padre Pio scriveva alla madre Elisabetta per ringraziarla per aver accolto nella sua comunità la sua propria sorella. E nella prima lettera, che risale al gennaio 1917, fa quasi una presentazione della sorella, parlando dei pregi e anche dei difetti e del suo grande desiderio di diventare religiosa e religiosa tra le figlie di madre Elisabetta e di Santa Brigida. Mentre nella seconda, che è una cartolina, è dell'aprile successivo, e si scusa quasi con la madre per il fatto che la sorella ancora non era riuscita ad arrivare nella comunità, ma perché lui stesso, il padre, non avrebbe dovuto accompagnarla e per vari motivi non era riuscito, però si proponeva di farlo nel maggio 1917. Sono documenti da cui traspare anche un'umanità e una storia di personaggi che conosciamo e alcuni che conosciamo meno, come appunto la sorella di Padre Pio, e si collegano a questo luogo perché sono intimamente connessi anche a quella che è stata poi la vicenda di questa casa e di come poi il carisma di Santa Brigida sia stato ripreso dalla beata Elisabetta. Lucia, noi fra poco ci spostiamo e entriamo proprio, saliamo al piano di sopra, andiamo nelle stanze, giusto? Santa Brigida, dove è vissuta per 19 anni ed è morta il 23 luglio 1373. Allora, il tempo di salire e noi ci vediamo fra poco, Lucia. Grazie.